Vangelo di Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella di questa domenica, che coincide con la festa di Maria Vergine Assunta in Cielo, vi raggiunge da Pesco Costanzo, bellissimo centro dell'Abruzzo sulle montagne, che ha in sé un tesoro di arte e un tesoro di fede, nella Basilica di Santa Maria del Colle, da dove appunto stiamo trasmettendo. Dietro di me c'è la statua a cui la popolazione di questo paese è molto devota, ma a cui sono un po' devoti tutti gli abruzzesi di questa zona. È un centro molto conosciuto, dove tante persone vengono a passare le vacanze, e perciò abbiamo voluto sceglierlo come luogo per la nostra buona novella di questa settimana. La festa di Maria per un attimo sospende il racconto che Gesù sta facendo sul pane di vita nella sinagoga di Cafarnao e ci proietta dalla terra al cielo, lì dove Maria è assunta in anima e corpo, secondo quando Pio XII disse nel 1950, definendo proprio il dogma dell'assunzione di Maria. La liturgia non ci dice cosa accade nella vita di Maria a questo punto della sua esistenza, né come accade questo qualcosa nella vita di Maria. Come sempre, perciò, ci lasciamo guidare certamente dalla fede e dalla devozione che nasce molto lontano nel tempo, fin dal VI secolo, dal 500, quindi da oltre 1500 anni nella fede del popolo cristiano si crede nell'assunzione di Maria, ma soprattutto ci lasciamo guidare come sempre dalla parola che la liturgia ci propone. E la parola che la liturgia ci propone questa domenica ha al suo centro delle donne, e in modo particolare delle donne che sono incinte, che sono in attesa di generare la vita. È così nella prima lettura dal libro dell'Apocalisse, per la donna vestita di sole che ha i piedi
sopra la luna ed è circondata da 12 stelle, ed è così per il Vangelo, dove, come abbiamo ascoltato, si parla di Maria Santissima che va a trovare sua cugina Santa Elisabetta. Maria Santissima è incinta di Gesù, Elisabetta è incinta di Giovanni il Battista. Quindi la gravidanza è al centro della parola di Dio di oggi, e la gravidanza apre il nostro cuore, la nostra mente, la nostra esistenza alla speranza. Una donna che attende un bambino è una donna che spera insieme con suo marito e con tutta la sua famiglia. Il Signore quindi vuole aprire la nostra vita oggi alla speranza e vuole aprirla alla gioia, perché la donna che attende un bambino, per quanto cosciente che dovrà attraversare il travaglio del parto, la fatica del generare una nuova vita, è felice perché darà alla vita un uomo, come Gesù stesso dirà nel Vangelo. Qualunque sofferenza, qualunque difficoltà si superano proprio perché ci si apre alla vita che sta arrivando. E la parola di Dio, così concentrata sul dono della vita, si contrappone a chi questa vita non la vuole. L'enorme drago rosso di cui parla il libro dell'Apocalisse, che vuole divorare il bambino appena nato, e anche la chiusura, l'insensibilità rappresentata da Zaccaria, sacerdote che non ha creduto all'annuncio dell'angelo e che per questo è rimasto muto. Allora direi che questa apertura alla speranza ci offre la possibilità di riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita, riannodando i fili fra la fede e la vita. Questa festa di Maria Assunta in Cielo ci chiede di ripensare il nostro modo di essere cristiani. Non si è cristiani per un'ora la domenica, non si è cristiani perché si visita un santuario, non si è cristiani perché si partecipa a un pellegrinaggio o si recita un rosario o si fa una processione. Si è cristiani se il Signore penetra nella nostra esistenza, così come è penetrato nella vita della Madonna. E Gesù, presente nella vita di Maria, il Signore che si incarna nel grembo di Maria, in cui la parola diventa carne, come stiamo ascoltando anche nelle domeniche di questa estate attraverso il discorso di Gesù, ci chiede proprio di essere pronti a generare il Signore nella vita quotidiana. Non può esserci da una parte la fede e dall'altra la vita. Maria ci dice che il Signore vuole entrare dentro casa nostra, nel nostro lavoro, nelle nostre relazioni, nella nostra vacanza. E il Signore che entra nella nostra vita ci dà la vita di Dio, ci dà la vita dell'Eterno. Ecco perché poi è come una logica conseguenza l'assunzione di Maria nella gloria del cielo. Quella vita dell'Eterno, quella vita di Dio che lei aveva portato in grembo e aveva vissuto giorno per giorno, ora la gode nell'eternità del cielo. E ci dice che ciò che è successo a lei accadrà anche a noi, se sapremo riannodare la fede e la vita, se sapremo essere uomini e donne ricchi di speranza, se sapremo generare nel mondo di oggi il Signore che vuole essere presente oggi come allora attraverso Maria. Caratteristica di questa presenza della vita dell'Eterno in noi sarà anche la gioia che riempiva il volto e il cuore di Maria, la gioia che riempiva il volto e il cuore di Elisabetta, la gioia che deve riempire i nostri volti e i nostri cuori se noi viviamo la presenza di Dio nel nostro cuore. Questo ci permetterà
come Maria ed Elisabetta, di essere profeti di Dio, di annunciare e testimoniare la sua presenza fra noi, e questo ci permetterà di essere strumento di benedizione, proprio come Elisabetta diventa per Maria Santissima. Elisabetta intuisce che Maria è la madre del suo Signore, nessuno gliel'aveva ancora detto, ed Elisabetta benedice Maria. Se anche noi, attraverso la benedizione, dicendo bene di chi abbiamo davanti, sapessimo riconoscere ciò che il Signore sta facendo nella vita della persona con cui ci troviamo a parlare, a dialogare, a vivere, quante cose belle accadrebbero intorno a noi, nel mondo e anche nella Chiesa. Non prendiamo esempio dal drago rosso che vuole divorare, prendiamo esempio da Maria che vuole generare, e facciamo nascere Gesù e diventiamo capaci, come una donna appena che dà vita a un bambino, di trasformare il nostro sangue, la nostra vita in cibo. Quindi non divorare gli altri, ma dare la vita agli altri, mettendoci in gioco, come ha fatto Maria, che nel canto del Magnificat dice: l'anima mia magnifica il Signore. Ha saputo fare il suo canto di lode, sappiamo farlo anche noi. Non limitiamoci a un copia incolla, ma creiamo il nostro Magnificat personale, non tanto dicendo a Dio quello che noi abbiamo fatto per Lui, quanto piuttosto riconoscendo ciò che Dio ha fatto per noi, così come ha fatto cose grandi in Maria. Buona festa dell'Assunta, buon proseguimento di estate.